ma soprattutto c'è l'umiliazione. Il senso di questa vicenda è l'umiliazione. L'umiliazione totale, mostruosa, incredibile a cui si è sottoposto il Ministro della Cultura. E questa umiliazione, vedete, è un'umiliazione che chiunque la veda dall'altra parte dello schermo, dall'altra parte della barricata, dovrebbe, come posso dire, preoccupare. Io non voglio vivere in un paese in cui un ministro che ha l'amante si debba umiliare in televisione. E non è colpa della televisione, non è colpa di Chiocci, non è colpa di nessuno, è colpa di un sistema per il quale questo signore ha pensato, il ministro, di passare attraverso questa gigantesca macchina levatrice che si chiama umiliazione per dover non poter dire semplicemente io ho con questa e chi se ne frega! Questo è il concetto che si deve fare. Poi non vi piace la signora, non è, è una cosa che è relativa rispetto a una democrazia liberale che pensa che la soluzione di questi problemi sia l'umiliazione. E quando io leggo la Perina, sapete quante volte io critico Flavia Perina? Esatto, anch'io ho provato pietà per lui, Wannerström. Quando ho letto la Perina che dice si chiama autocritica cinese, quello che ho letto ieri sera è esattamente quello che dice la Perina. Erano meglio le dimissioni. Io non me le auguro le dimissioni, anzi sono posizioni completamente diverse. Ma quello che è successo ieri, dispiace per il ministro, nessuno merita una gogna di questo tipo, uno Stato liberale non può esprimersi con questo genere di pubblici supplizi. Io condivido riga per riga quello che dice la Perina. Non è possibile, è una cosa pazzesca. E tra l'altro questa grande straordinaria campagna mediatica, la sinistra ne è stata artefice in tanti casi, da Tortora che è finito in galera, ma lì proprio siamo alla follia, a Leone, presidente, cioè il metodo Cederna, no? Il metodo Cederna, si trova una debolezza, debolezza mostruosa è quella del ministro, perché voglio dire ti vai a mettere proprio nelle mani di una ricattatrice, perché il concetto fondamentale è che questa è una ricattatrice. Se voi avete un compagno, un amico, un amante, un amico che vi registra le telefonate, lì c'è predeterminazione nel mettervela in quel posto. Punto. Non è che ci vuole molto, cosa che oggi scrive magnificamente Vittorio Feltri, che difende straordinariamente Giuliano, ma sul criterio dell'amicizia. È un mio amico, gli voglio bene, ho scritto due libri, è una persona retta, è un mio amico che stava con una ricattatrice, sono affari suoi quello che faceva. Io sono convinto che siano affari suoi quello che faceva. Diverso è il concetto del ministro, perché qua ci saranno gli sepolcri imbiancati che mi dicono: un ministro non può avere l'amante. Ma che state a dire? Io questo. Questa bolla di ipocrisia che leggo su giornalisti, ministri, politici, presidenti che parlano di San Giuliano come se fosse un caso incredibile che ha avuto l'amante. Ma quante diamanti avete avuto voi? Ma quante avete pagato? Quante siete fumati? Quante? Io non lo so, non ho idea. Mi ricordo storie esemplari, storie che non sono state raccontate, gossip di palazzo. Cioè, la vita degli uomini è anche fatta vita di peccato, vita di tradimenti, vita di sozzure. Il punto sostanziale, queste sozzure condizionano la vita di un politico, non la condizionano, non la condizionano, la vita di una personalità. Questo è il punto fondamentale.